Parte dell'operazione dell'ex pista, un'operazione che proseguirà con lo sgombero totale del ghetto. Sì, quello è l'obiettivo. Il ghetto, questo insediamento abusivo, totalmente abusivo, denominato ex pista o pista, è un luogo dove, che è sede di tante illiceità di natura penale, dall'occupazione abusiva alla discarica di rifiuti, allo spaccio di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione. Costituisce poi il serbatoio del caporalato, insomma una situazione di illegalità che non può essere ulteriormente tollerata. Per quanto riguarda le competenze della Procura. Di conseguenza stiamo procedendo con il sequestro e poi con un'azione combinata con la Prefettura anche all'abbattimento e alla liberazione del suolo abusivamente occupato. Poiché siamo consapevoli che è un insediamento abitativo che sta lì da molti anni e che garantisce comunque un tetto delle persone, finora abbiamo attinto con i nostri provvedimenti gli immobili non adibiti ad abitazione. Ovviamente però, per rispondere alla sua domanda, il nostro intervento deve proseguire e gradualmente deve riguardare l'intera pista. Il nostro obiettivo è quello di eliminare completamente l'insediamento È abusivo. difficile dare dei tempi, però in vista della stagione estiva, come cercherete di risolvere questo problema? Lì si arriva a 4.000-4.500 presenze. Sì, lei tocca un punto nodale. Noi ci siamo avviati per tempo proprio per far sì che non si arrivi al pienone. E io i tempi non lo so perché, come puoi immaginare, dipende anche dagli interventi di altri enti competenti anche ad assicurare un tetto a queste persone. Però faremo il più presto possibile proprio per evitare di arrivare al periodo clou, che è quello della raccolta del pomodoro, dove, come dice lei, si passa dagli attuali 1.000-1.500 persone fino a 4.000-5.000 persone. Proprio questo dovrebbe essere un lavoro sinergico, c'è la vostra parte che è quella di eliminare l'illegalità, poi ci dovrebbe essere la parte dell'accoglienza, perché insomma il nostro territorio ha bisogno di queste persone, di questi lavoratori legali. Sì, anche lei tocca un punto centrale, nevralgico. L'azione sinergica in parte è stata già attuata attraverso una sinergia tra l'autorità giudiziaria e la prefettura e la questura e le forze di polizia giudiziaria. Ora tocca anche ad altri organismi che sono chiamati ad assicurare un tetto. Come lei ha detto, molti di questi abitanti della pista sono regolari, molti non stanno qui soltanto perché vogliono lavorare e costituiscono una risorsa di lavoro assolutamente indispensabile per il nostro territorio. Ora inizia la stagione degli asparagi, poi ci saranno quella del pomodoro, insomma costituiscono una forza lavoro indispensabile per il territorio, senza la quale il nostro prodotto non potrebbe essere raccolto. Noi dobbiamo essere consapevoli di questo e riuscire ad assicurare un tetto e condizioni di vita dignitose a queste persone, in particolare a quelle persone che hanno diritto di È un stare richiamo alla Regione Puglia. in Italia. È un richiamo a tutti gli enti istituzionali cui compete, insomma, intervenire in questo campo. Noi facciamo la parte che ci compete, consapevoli dei limiti e dei confini del nostro intervento.